Sì, confezionati in tutta Italia, per 30 giorni avete questo prodotto eccellente che potete conservare a casa senza problemi e utilizzare, quindi per chi in questo momento ci sta seguendo, sapete che questa azienda è un'azienda che ci segue da 13 anni e qui c'è il supermercato dove la casalinga lo trova già confezionato e imbustato, grazie a questa azienda che ci consente ancora di sponsorizzarla. La preziosa magia del teorema di Pitagora. Michele Affidato, l'orafo. Da circa 50 anni il caseificio Macri opera nel settore della trasformazione del latte locale e produce artigianalmente prodotti di altissima qualità. Mozzarelle e bocconcini fior di latte, trecce, provole, ricotta, scamorze fresche ed affumicate. Il caseificio Macri produce una straordinaria mozzarella, rinomata e conosciuta in tutta la Calabria. Il caseificio Macri, un'azienda di primissimo piano e di sicuro riferimento. Caseificio Macri, la qualità al primo posto. Mentre la città dorme ancora, i nostri forni sono già roventi, pronti ad accogliere l'impasto che mani sapienti hanno preparato molte ore prima e accudito durante la lenta lievitazione. Eria con rate in ordine di prenotazione, vale per tutti in questa maniera, speriamo di dare veramente molto spazio. Abbiamo già prenotato delle telefonate, ne facciamo qualche altra? Allora, prego, la risposta, partiamo da chi? Abramo, Corso Mazzini. Corso Mazzini, nel nostro progetto c'era la chiusura del corso. Sintetico con le risposte perché veramente... La chiusura del corso dopo che avremmo costruito i parcheggi. Perché contemporaneamente alla fine della... Molti contestano i problemi di idrocarburi, scarichi idrocarburi per i commercianti, se c'è più movimento però alla fine c'è anche questo problema di salute anche per i bambini che non possono passeggiare con le mamme. Che... Sì, ma noi l'abbiamo previsto anche senza marciapiedi in maniera tale da non poterlo utilizzare neanche per le automobili. Però contestualmente stavamo partendo. Non è che ci rimettiamo le ferriere, poi le hanno tolte, le abbiamo rimesse, le abbiamo tolte. Vabbè, quello... C'è stato sto giochetto delle ferriere. Non ne parliamo perché se dovessimo vedere quanto è stato speso per le ferriere ci metteremmo veramente a ridere. Se vuole parliamo dei 500.000 euro di arredi urbani, così. Sono stati spesi. Parla di me, perché parli sempre degli Vabbè, altri? Perché parla di me. È la stessa parte politica. Allora, guarda, Salvatore, molto simpaticamente, se parli di me, ma anche seriamente, ti accorgerai che il sindaco Abramo, quando è stato sindaco, no? Nel suo staff aveva solamente due persone, un segretario non aveva tutto quel carico di persone che vi siete portati come centro-sinistra e quando c'era Sergio Abramo, un consigliere comunale non si poteva permettere neanche di partire, non c'erano le indennità neanche per i consiglieri comunali. Tu, se tieni alla città, perché hai permesso? Ma io nel sto momento parlando in cui degli arredi urbani, rimanga sul tema, lo vedi che non mi fai parlare? Parlare. Perché se parliamo di arredi urbani non è che voglio sapere del suo staff. Gli arredi urbani non riguardano Sergio Abramo. Non riguardavano Sergio Abramo. Allora io ti devo fare riguardavano però le persone che saranno con lei. Tu devi parlare di me. Le persone che saranno con lei. Io invece ti faccio una domanda. Perché hai permesso, nel momento in cui un bilancio si trova in questo stato, perché avete permesso di dare l'indennità ai gruppi? Perché tu hai speso 7-8.000 euro? Come li hai spesi quei 7-8.000 euro? Quando c'ero io non davo un centesimo a nessuno. Poi ti dico di più. Che parliamo di cose, sicuramente l'ho speso per fare attività politica sì, seria, perché forse eravamo tra i pochi. Tutte così. No, ma che c'è? Ma scusa, vogliamo parlare allora di lei che è stato parlare, consigliere regionale ed è stato inesistente, lì c'erano migliaia di euro. Mi puoi rispondere, però fammi parlare. Ma scusi, ma non dica queste cose perché mi sembra offendere l'intelligenza dei catanzaresi. Devi chiamare Sergio, Salvatore. Sergio, poi, le fioriere, ti ripeto, non è una gestione mia. Io invece ti domando, ti hanno informato che a San Giovanni... Ma dica le cose, non voglio domande, perché non è che sta parlando con lo studente, sta parlando con... Ti hanno informato a San Giovanni, che noi abbiamo costruito, e dove è stato messo un cotto particolare, perché non potendo mettere i francoil, abbiamo dovuto mettere il riscaldamento anche ai pavimenti,
quindi al cotto, sotto il cotto. Se è stato informato che l'amministrazione, il centro-sinistra, ha speso 600.000 euro per mettere sopra il parquet. Intende fare per la città base? Io non sto facendo domande dall'inizio, come se mi no, parlavamo del Corso Mazzini, mi state parli, parli del Corso Mazzini. Beh, sì, lo so, perché non vi conviene non parlare del bilancio, del disastro che avete combinato nel bilancio. Abbiamo bisogno di risposte. Vuoi sapere quanti incarichi avete dato nel centro-sinistra? Abbiamo bisogno di risposte alle domande. Un attimo. Io penso che Adanzare è in uno stadio dove vuole risposte alle domande. Ma tu quando, come la cambi? Scusa, io parlo di cosa vogliamo fare di Corso Mazzini. Allora, Corso Mazzini, posso dire una cosa? Allora, io credo che Sergio Abramo, che non ha bisogno delle mie difese né tantomeno sai come la ragiono, sta parlando come ex sindaco di una città che ha governato per 8 anni e quindi lui, in virtù della sua esperienza acquisita in 8 anni, sta dando delle risposte in merito a quello che lui questa ha fatto. Questa città ha bisogno di futuro, Perfetto. Lino, non no, di no, passato. Salvatore, scusami, questa città vive di passato spesso. E purtroppo. Quindi volevo dire questo. Quindi lui ti pone delle situazioni legate al governo quando lui era sindaco di questa penso città. Penso che alla città interessi cosa vuole fare Corso Mazzini, no, cosa avevamo previsto? Di chiuderlo al traffico, però contemporaneamente fare realizzare i parcheggi. Era stato finanziato il parcheggio di via Carlo V, che sarebbe stato quindi pure gratuito perché veniva fatto con i fondi comunitari. Avevamo previsto il parcheggio a Bellavista, avevamo previsto e lasciato il progetto con i soldi, tra parentesi, per il parcheggio del Politeama, togliere la meccanizzazione e fare 2 rampe, diminuendo di 50 posti auto, però renderlo fruibile, fare il raddoppio con una piastra metallica del Musofolo, con un ascensore che arrivava al tribunale. Però, chiedo scusa, c'è stato questo parcheggio vicino al tribunale, vicino dietro il Politeama, non avete mai pensato, lo dico anche perché chi vive la città come la vivo io... scarsamente funzionale. Ecco, ma perché non avete pensato di bloccare completamente e di creare quei bus navetta chiudendo al centro completamente alle macchine, allora, il passato, allora, macchine, camion, allora, eccetera? Allora. Perché non avete mai pensato di chiudere? Perché era nel nostro programma, noi avevamo un piano sulla mobilità, va bene? Quel piano sulla mobilità prevedeva le navette da Piazza Matteotti fino a Cavatoli. Ma non c'era un parcheggio dove c'è il Sidis, scusami. Quei parcheggi al Sidis non erano stati dati dei parcheggi per fare quei parcheggi dove c'è il Sidis, dove c'è il Noto. Quello di un privato. Erano dei parcheggi inizialmente nati per utilizzarli per la città o no? E la concessione è stata data all'epoca per questo motivo o no? No. No, assolutamente, quello di un privato. Era un privato, era una cosa privata, che poi non fu mai utilizzata come parcheggio. Assolutamente. No. E poi c'era. Perché? Perché devi pagare il fitto per utilizzare. No, voglio dire, quindi lui era un parcheggio privato a tutti gli effetti. A tutti gli effetti, perfetto. Ancora oggi è rimasto un parcheggio privato a tutti gli effetti. Questo volevo capire. Assolutamente. In più avevamo un piano sulla mobilità. Quel piano sulla mobilità non è stato mai preso in considerazione dall'amministrazione del centro-sinistra, quindi dopo la mia. Non è stato neanche, come dire, rivisitato, perché uno può anche rivisitarlo, un piano sulla mobilità, ed è uscito fuori questa vicenda della metropolitana di superficie, il famoso pendolo, va bene? Sì. Questa vicenda sulla metropolitana di superficie è un progetto che non sta in piedi, lo abbiamo sbandierato, abbiamo speso milioni di euro per fare la progettazione, ma la mia domanda... Investendo 145 milioni di euro, vi siete posti il problema di quanto costa la manutenzione e la gestione? Te lo dico io, e lo dicono tutti i tecnici. Il 7-8%, quindi significa 12 milioni di euro. Ma in una città come Catanzaro si possono incassare 12 milioni di euro di biglietti. Ma noi vogliamo costruire cose che non potranno essere mai realizzabili. Infatti è venuta la BEI, la banca finanziatrice dei fondi comunitari, e ha detto molto probabilmente che Catanzaro il progetto non è sostenibile. Noi rischiamo di perdere anche questi finanziamenti, perché anziché fare un progetto sulla mobilità e quindi fare la metropolitana già esistente, le ferrovie del Calabro Lucano, potenziandolo con un collegamento a Germaneto, anziché fare un sistema di parcheggi, anziché fare un sistema di servizi per la città, quindi un progetto molto più complesso, ci siamo inventati questa metropolitana che rischia di non essere neanche approvata perché il progetto grazie. Non è sostenibile. Grazie, Sergio. Salvatore. Ma io rispondo sulle due domande in maniera chiara. Corso Mazzini, io credo naturalmente, mi sembra un punto molto chiaro, che non possiamo pensare ad una
Dobbiamo pensare sicuramente a un processo negoziato con le parti, senza imporre nulla, nel senso che comprendo anche le preoccupazioni degli operatori, comprendo le preoccupazioni degli operatori, che naturalmente evidenziano la necessità di stabilire un piano razionale che permetta, prima di stabilire naturalmente un'isola pedonale completa, di realizzare quelle infrastrutture che consentano in città moderne di avere un accesso facile al centro storico. Io penso quindi che dovremo insomma ragionare in questi termini. Chiaramente su questo bisognerà ovviamente potenziare il musofalo e la funicolare, quindi ragionare su un sistema di navette, piccole che attraversino e facilitano l'ingresso nel centro storico, e naturalmente noi pensiamo anche a un vecchio progetto che è già esistente e che sarebbe anche quello di un'autostazione, diciamo, più o meno sotto la rotatoria, quindi con un sistema di circolari che va naturalmente fuori dal centro, invece un sistema di navette che possa partire certamente e raggiungere ragionando il centro nel storico. Tempo, questa è una città che in 50 anni ha la stessa viabilità, ma le macchine sono diventate assolutamente di più, certo. Quindi, però bisogna appunto ragionare in questo, così ragioniamo, e poi naturalmente a riprendere a pieno l'idea dei sistemi ettometrici, che sono decisivi in una città che ha l'orografia cittadina, e noi dobbiamo naturalmente riprenderli a pieno, perché in una città come Catanzaro sono decisivi per un facile ingresso all'interno del centro storico. Questo mi sembra il piano razionale che noi vogliamo mettere in campo. Sulla questione invece, ecco, di fondazione, io lo voglio dire, insomma, questo sento come potenziale sindaco della città, naturalmente, ecco, come sindaco cosa può esprimere? È chiaro che è una questione, credo che sia stato detto anche da altri, di competenza fortemente regionale, quindi certo. Un appello a che si possa prendere con sensibilità, perché quello che hanno subito questi lavoratori, addirittura con delibere che poi avevano vizi di forma, ritirate, non hanno ricevuto risposte per la sostituzione di una delibera che dava, diciamo, anche perché ci sono problemi davvero vecchi su Betania, come sai, quindi una questione di crediti non esigibili dall'ASP, vecchissimi. Adesso spero che si possa aprire uno spiraglio relativamente al recupero, a una premialità che c'è stata e che riguarda dei crediti dal 97 al 2005, e davvero in questo senso chiedo alla presidenza della giunta regionale, davvero alla regione, di operare, perché è una struttura fondamentale quella di Betania, cioè anche proprio non solo per il volume delle persone impiegate, ma anche per gli assistiti, penso che sia un presidio assolutamente questo. Centrale, certo. È chiaro, è questo, che sulla sanità dobbiamo fare un discorso molto ampio, perché in questo momento, devo dire la verità, quando parliamo anche di Catanzaro, capoluogo di regione, un grande dibattito lo dobbiamo aprire, perché dal decreto 136 noi abbiamo l'impressione che la giunta regionale sulla sanità stia procedendo ad un preoccupante, e dobbiamo davvero operare un confronto serrato, smantellamento dei presidi sanitari cittadini, con l'abolizione, tu sai, di oltre 100 posti letto, cardiochirurgia che viene trasferita a Reggio Calabria. Questi mi sembrano temi, ecco, per i quali, su quali dobbiamo portare la riflessione, perché poi è facile fare come slogan Catanzaro capoluogo, pensare da parte del Presidente Scopelliti interessarsi alla città di Catanzaro, però sulle questioni vitali mi sembra invece che si stia procedendo grazie. Ad uno smantellamento dei presidi sanitari. Vuoi aggiungere qualcosa sugli ospedali? Visto che non l'hai... No, su Fondazione Betania, sì. È da tempo, sono da anni, questa importante struttura sono da anni, che non vengono certificati praticamente i crediti che vanto dalla regione. Quindi credo che l'aiuto che bisogna dare concretamente è quello di accompagnare Fondazione Betania presso la regione e fare una riunione per capire se questi crediti sono certi o no, e soprattutto liberare le risorse economiche immediatamente. Grazie. Perché è una struttura, così come diceva Salvatore, molto importante. Per quanto riguarda, qual è l'altra domanda? No, Corso Massina abbiamo già risposto, abbiamo molte telefonate, e vorrei di nuovo carta e penna. No, c'è un aggiornamento sulla sanità, ma anche sì, lo facciamo dopo. Allora, via con le telefonate, poi abbiamo la pubblicità. Allora, una serie di telefonate, perché sto ritardando i blocchi pubblicitari, e i clienti che ci stanno guardando hanno diritto anche a vedere gli spot che ci danno la forza e l'ossigeno ad Articolo 21. Pronto? Pronto? Buonasera, chi parla? Io sono Maurizio Curcio, chiamo dal quartiere Santo Ianni di Catanzaro. Bene, bello dire il quartiere, prego. Volevo innanzitutto dare un piccolo suggerimento per quello che passa attraverso il video ai due candidati. Sarebbe sì. Meglio, se possibile, evitare, io ho fatto il passato, è stato e